Benvenuti a bordo della Renault Captur. In questo video vi faccio vedere come si comporta su strada il mini SUV della Renault. Partiamo dalle dimensioni, che sono contenute, quindi muoversi nel traffico è semplice. L'auto è maneggevole e si comporta bene in manovra, grazie ad un raggio di sterzo non da record, ma in ogni caso contenuto. Inoltre, volendo, c'è anche il parcheggio automatico. Questi crossover da città, o mini SUV se preferite, devono o dovrebbero dare il meglio nelle situazioni di traffico intenso. In questo caso ci aiuta tantissimo il cambio automatico doppia frizione EDC, che è preciso e lavora molto bene. Non il massimo invece l'insonorizzazione dell'abitacolo, che potrebbe essere migliore. Le caratteristiche che rendono così diversi i crossover, anche compatti rispetto alle automobili di pari dimensioni, che sono poi berline, no, tradizionali, derivano principalmente dalla loro altezza da terra. Infatti un'altezza da terra maggiorata permette di avere un'automobile che ha un'estetica più accattivante, passa molto più facilmente sulle buche delle città e poi dà una maggiore sensazione di controllo, il che aiuta un po' con una situazione trafficata come potrebbe essere questa. Anche per quel che riguarda la visibilità, l'anteriore in effetti è molto buona, si ha il pieno controllo della strada. Poi un'altra cosa che è direttamente collegata alla maggiore altezza da terra è la facilità con cui si affrontano le buche e i tombini. Infatti anche in questo caso abbiamo delle sospensioni che sono morbide, assorbono bene tutte le asperità della strada. L'unica cosa si sente che su questo esemplare sono montati cerchi da 17 pollici. Sull'allestimento Bose sono di serie e, come sappiamo, sui cerchi, che hanno una gommatura più bassa, una spalla più bassa dello pneumatico, si sente un pochino di più le vibrazioni. Quindi in questo caso mi sento di consigliarvi di scegliere i cerchi da 16 pollici se invece volete avere il massimo comfort. Come detto nel nostro approfondimento tecnologico, la Captur non ha dispositivi di assistenza alla guida, come frenata di emergenza automatica o abbandono della corsia, mentre c'è a velocità compresa tra 30 e 140 orari il controllo dell'angolo cieco, che segnala la presenza di un'auto al di fuori del campo visivo dello specchietto. Sotto il cofano c'è un 1.5 diesel da 90 a 110 cavalli, da 90 su questo allestimento, che è il livello di potenza con cui è disponibile il cambio automatico. Non sono disponibili motori GPL, ma i benzina sì, con cilindrate di 900 cm cubici o 1.2 litri e potenze da 90 a 120 cavalli. Il 1.5 diesel non offre prestazioni elevatissime, garantisce comunque consumi contenuti. Il cambio automatico a doppia frizione è poi quello che sceglierei al posto del manuale. È molto morbido grazie alla elevata velocità di cambiata, mette una pezza al poco brio del 1.5 DCI. Il 1.2 benzina è l'ideale alternativa al diesel, soprattutto se fate pochi chilometri all'anno. È un motore brillante con costi contenuti nella gestione e all'acquisto. Come spesso accade invece su auto di questo segmento, non è disponibile la trazione integrale, neanche a richiesta. C'è invece un pacchetto che si chiama Extended Grip, che include un sistema che tramite l'ESP frena la ruota che, in condizioni di scarsa aderenza, comincia a girare a vuoto. In questo modo la coppia è rimandata direttamente alla gomma che ha maggiore motricità. Questo pacchetto costa 350 euro e include anche le gomme M+S. Quindi sono quelle invernali che si possono utilizzare durante la stagione invernale e che offrono anche maggiore aderenza nel momento in cui la temperatura scende al di sotto dei 7 gradi centigradi. Io effettivamente in quel caso li spenderei questi 350 euro perché è un qualcosa in più da avere magari se si affronta anche un lieve sterrato, ma soprattutto contando che le gomme sono quindi utilizzabili tutto l'anno in maniera piuttosto tranquilla in quasi tutte le condizioni, effettivamente potrebbe valerne la pena. Per quel che riguarda invece la visibilità in manovra, non è un granché perché l'unotto posteriore è piccolo, quindi meglio scegliere il pacchetto da 700 euro che include anche i sensori di parcheggio anteriori oltre che la telecamera di parcheggio posteriore. È vero che con 1000 euro in più, quindi 1700 euro totali, si possono avere anche i sensori di parcheggio laterali, che sono utili comunque perché in manovra permettono di avere una piena visibilità nei dintorni dell'auto, però cominciamo a ragionare su cifre diverse, che su un'auto che costa poco più di 20.000 euro insomma cominciano a diventare importanti. Insomma, abbiamo scoperto tutto su questa Captur, come si comporta dal punto di vista tecnologico, della praticità e anche qual è il suo stile. Per quel che riguarda la guida, abbiamo capito che in città è perfetta, nel senso che si comporta molto bene dal punto di vista del comfort. L'unica cosa, questo motore diesel
è un po' rumoroso. Valutate quindi l'acquisto del benzina, soprattutto se fate pochi chilometri. È da capire invece il prezzo di questa Captur. Su DriveKey potete verificare tutto, sapere nel dettaglio quanto costa, quali sono gli allestimenti e come si può personalizzare l'auto. Vi lascio il link qui sotto diretto, così lo verificate voi stessi, e soprattutto potete anche vedere con quali rivali dirette si può confrontare, con tutti i dati e le schede tecniche. Mi raccomando, noi ci vediamo alla prossima su DriveKey. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi per non perdervi tutti i nostri video.